non mi ricordo dove ero rimasto. Ah sì, parlavo dell'Italia, con astio. Che poi alla fine è tutto odio e amore, sentimenti in continuo contrasto. Per non parlare poi degli sbalzi d'umore, come no, un classico. Ci sono giorni in cui vorrei tagliarmi come la Rettore, e giorni in cui rimango letteralmente senza parole, come Vasco. E questo anche se scrivo un pezzo nuovo ogni due ore, e mi arrivano messaggi con scritto Francesco sei fantastico. Che strano, per qualcuno invece continua ad essere un untore, e vorrebbe darmi il daspo, come a Puzzer. Ma scusate, mi spiegate perché lo chiamate ancora dottore, quel pregliasco? E mi spiegate per quale motivo non mi invita mai la Gruber? Non sarà mica perché sono un cattivo Novax e mi odiano tutti, tutti con il Green Pass, pecore vestite da lupi, cittadini di serie A, ricopritami di insulti, se questo vi fa stare meglio, ma ho i miei dubbi. Parenzo, ancora apri bocca, spero che qualcuno ti sputi. Qualcuno ieri ci mandava la forca, qualcuno invece oggi, pur di salvarsi il culo, scenderebbe in piazza al nostro fianco, come se questo gli facesse riacquistare punti. Sarò franco, ho la cura che fa giusto al caso vostro, stupidi sudditi. Mi chiedono quando è che faccio un concerto e rispondo che non salirò mai più su un palco se per farlo servirà un lasciapassare. Quante ancora inutili misure discriminatorie possiamo sopportare? Siamo stufi di tutta questa gente disposta a piegarsi a 90 dinanzi ad una classe dirigente che nemmeno si domanda se vogliono davvero il nostro bene. Perché non lo chiedete al professor Cambra? No, ma sono io che sono un cattivo Nova e mi odiano tutti, tutti con il Green Pass, pecore vestite da lupi, cittadini di serie A, ricopritami di insulti, se questo vi fa stare meglio, ma ho i miei dubbi. Uno scemo mi scrive che dovrei vergognarmi, perché è colpa della gente come me se le terapie intensive sono piene da 2 anni. Beh, qualcuno, già che c'è, potrebbe farsi crescere il baffetto alla Hitler, ovvero quel 70% degli italiani che quando il tabaccaio gli chiede il Green Pass gli sorride, mostrandoglielo fiero. Che bravi cani, obbedienti che siete, quando poi uscite salutatevi in tedesco, Auf Wiedersehen. Ma chi se le ricorda le parole di Gianni? Sì, in effetti ne ha dette talmente tante di cazzate che sarebbe un po' difficile ricordarsele tutte. Qui non si parla solo di vaccini, ma di diritti umani, e quello che stanno facendo è un vero e proprio crimine. Ma noi siamo cattivi Novax e ci odiano tutti, tutti con il Green Pass, pecore vestite da lupi, cittadini di serie A, ricopriteci di insulti, se questo vi fa stare meglio, ma ho i miei dubbi.